Ciao, una nuova settimana attiva. Quali sono i tuoi segni oggi? È il giorno perfetto per iniziare la settimana? Guarda il video per saperlo. Oggi è lunedì 7 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Tra shopping e abbiocco, sospesi su una nuvola. Tante corse, tante informazioni, tanta gente. Oggi desiderate solo una cosa: rilassarvi. Magari qualche compera sfiziosa, in vista di un compleanno dove sarete tra gli ospiti d'onore. Difficile, però, trovare il capo giusto quando non si hanno le idee chiare e soprattutto una visuale distorta di se stessi. Se allo specchio vi vedete sgraziati, finite col comportarvi come se lo foste davvero, portando male anche indumenti sartoriali. Il primo step sarà raddrizzare l'autostima e su questo punto non c'è rimedio più efficace di un corteggiatore. Progetti grandiosi come piace a Giove, ma ancora informi come nuvole di passaggio, da osservare senza attaccarvi troppo, guardatele come le scene di un film che non vi coinvolge in prima persona. Sorpresa improvvisa, un amore improvviso, un gesto nobile che vi commuoverà, una tenerezza, una notizia improvvisa e positiva. Novità in amore, anche messaggi e telefonate. I single potrebbero iniziare presto una nuova relazione molto positiva e sorprendente. Cercate di mantenere fede agli impegni presi anche a costo di fare dei sacrifici, sarete ampiamente ricompensati se manterrete fede alla parola data e agli impegni assunti. Cercate di essere puntuali agli appuntamenti. Cercate la tranquillità assoluta. Solo con quella potrete risolvere problemi che al momento vi appaiono insormontabili e senza soluzione. La forza che scaturisce dal di dentro è necessaria, oggi, per affrontare delle questioni importanti che vi riguardano da vicino. Non rinviate la soluzione di questi problemi. Potreste poi pentirvene. Oggi siate più disponibili verso gli altri, siate più accondiscendenti, ma soprattutto prestate attenzione alle esigenze di chi vi circonda. Probabile una discussione abbastanza tesa con un collega. Piccola delusione in arrivo, Marte si prenderà a burla di voi facendovi credere cose che non esistono. Alcuni si spazienteranno, ma badate che è solo uno scherzo del pianeta rosso. Risolverai una questione riguardante documenti. Discreta intesa con Leone. Preparati a qualche cambiamento o a un spostamento improvviso. Discreta forma e buon umore nella prima mattinata. Intuito. Percezioni extrasensoriali. Azioni giuste al momento giusto. Conforta una persona che soffre, fai una buona azione e se puoi regala qualcosa di utile. Consiglia chi ha dei dubbi, consola chi soffre. Sarai gentile, servizievole e bravo nei lavori che richiedono pazienza. Benissimo il lavoro. Offerte buone. Novità. Bene viaggi e spostamenti. Alcuni di quelli nati la lunedì e il mercoledì capiranno di non essere stati amati, le decisioni spettano a voi. Una vostra relazione sta andando proprio come volevate e questo vi elettrizza per tutto il giorno. Oggi non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti. Sarebbe un'ottima cosa se oggi riusciste a lavorare in gruppo. I consigli che vi verranno generosamente serviti su un piatto di argento sono molto utili per la vostra vita futura in campo professionale. Un firmamento astrale decisamente favorevole all'espressione dei vostri desideri si schiarisce quest'oggi. Il Sole occupa il vostro segno dei Gemelli e lo stesso fa il leggiadro Mercurio, entrambi innalzano il livello del vostro tono vitale, dell'energia psicofisica, del desiderio di stare in mezzo alla gente. Solo il duo Giove, Nettuno, dal segno affettivo dei pesci, tende a contrastarvi un poco e, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 13 giugno. Nella casa paterna curate di più i rapporti con figli e figlie, fratelli e sorelle, cercando di venire incontro alle loro esigenze. Oggi la luna non è più opposta e questa è già una gran cosa. Sul lavoro cercate maggiore soddisfazione e riconoscimenti. Vi date tanto da fare, ma a volte avete la sensazione di non essere adeguatamente ripagati e presi in considerazione da colleghi e superiori. Voi andate dritti per la vostra strada. Il tempo è galantuomo. Questa non è una giornata no per i sentimenti, anche se si sente un po' di stanchezza.
dovreste dimostrare il vostro amore verso qualcuno. Sul lavoro c'è qualche problema e anche un po' di confusione. Troppe idee diverse. Non abbiate timore di non essere in grado di raggiungere uno status, una posizione, un obiettivo. Chiedetevi piuttosto come ci arriverete. Siete disposti a tutto? Se la risposta è sì, avete un problema. Essere ambiziosi ed essere arrivisti sono due cose differenti, oggi ne avrete una prova. Cercate dentro di voi la forza per rinunciare, se per il momento non avete le carte giuste per ottenere il massimo. Potrebbe essere un lunedì insipida se non la rallegraste con qualche acquisto sfizioso, qualcosa di pratico e carino per voi ma soprattutto un dono prestigioso per una festa importante, dove sarete tra gli ospiti d'onore. Del resto con la vostra professionalità ne avete fatta di strada e ora che siete ai vertici della carriera gli altri vi guardano con stima e ammirazione. Invidia? No, perché siete simpatici e poi Giove allo zenit, anche se in quadratura, certi pensieri non li concede e poi con tutto quel lavoro avete trascurato l'amore e ora ne sentite la mancanza. Vitalità sottotono, colpa della luna in dodicesima casa. Quella dove se ne sta immobile e meditativo a godersi il vostro film esistenziale delle settimane precedenti. Amore ed Eros, tanto amore da dare, e quante cose da dire, il problema oggi è trovare il canale giusto per raggiungere il cuore della persona amata e non rischiare di essere fraintesi. Con un regalo si può, anche con un fiore, essenziale è che il vostro buon gusto non fallisca, dimostrando di conoscerla davvero a fondo. L'interazione di oggi delle energie planetarie ti dà la possibilità di conquistare il partner per il tuo modo di pensare, di essere, di dare priorità a determinati principi della personalissima scala di valori. Una straordinaria posizione di Venere Cancro, contribuisce a rinforzare la fama di prodi amatori, specie se siete nati nella prima decade del vostro segno. Non vi spingete, però, troppo in là e sappiate calibrare astutamente le vostre mosse. Non vi sia estraneo il proverbio d'amor lo strale ferisce ogni mortale e dunque neanche voi, ora pur così beneficati dai transiti planetari, potete dormire sugli allori. Se avete conquistato i favori di Eros, non dateli per scontati e coltivate i sentimenti con dedizione e impegno costante. Lavoro e denaro, se vi tocca lo svolgete con un filo di malavoglia. A darvi la spinta il pensiero consolatorio di un guadagno extra, indispensabile per levarvi qualche sfizio. In ogni settore c'è rinnovamento, ce l'avete messa tutta per risolvere problemi, per raggiungere gli obiettivi prefissi. Non navigate più in acque torbide, si svelano i complotti. Rallegratevi, vi arrivano oggi quei lauti guadagni, frutto del vostro lavoro, che aspettavate da diverso tempo. Benessere, sarà sbagliato. Ma quando vi sentite stanchi, prima ancora di buttarvi sul divano o sul dondolo in giardino, andate ad aprire il frigo, cercando qualcosa di sfizioso, e purtroppo ipercalorico, da mettere sotto i denti. Il guaio è che le cose più buone sono anche quelle che fanno più male, fa eccezione la frutta, tra fragole e albicocche, dono di Venere la bella, godetene. L'allineamento planetario rende questo un buon giorno per onorare le tue amicizie. Tuttavia, potresti scoprire che la comunicazione non è così facile come pensavi. Mettiti dalla parte dell'ascoltatore. Per lei, inutile, oggi che la logica vi sfugge, tentare di affrontare un problema con l'emisfero razionale, vi soccorre la pancia e le intuizioni geniali che si affacciano tra sonno e veglia, quando siete estremamente rilassate. Per lui, quello che non riuscite a esprimere a parole, strano per oratori come voi, lo manifestate attraverso un dono prezioso, esattamente in linea coi gusti della vostra lei, splendido per celebrare un anniversario o fare una proposta molto speciale. Colore delle emozioni, rosatea. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 6. Finanze, 9. Benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.